Grazie mille, a domani. Ciao, abbiamo appena prenotato il nostro primo lancio in tandem. Siamo abbastanza in ansia perché è stata una decisione presa all'ultimo momento. Ma comunque non vediamo l'ora che sia domani. Ci siamo, è arrivato il momento. Sono esattamente le 10:20 e ci stiamo dirigendo verso la zona di volo. Tu stai per fare una cosa che stai aspettando da veramente tanto tempo di fare. Come ti senti? Sono molto contento, un po'... un minimo d'ansia, cioè più di un minimo d'ansia, però sono molto contento perché è uno dei miei obiettivi e quindi sì, non vedo l'ora di arrivare e fare il lancio. Sono super curioso di vedere come mi sentirò lì su. Io invece sinceramente non so come mi sento perché non ci sto pensando tanto. Da quando mi hanno prenotato ho cercato di non pensarci perché è una cosa che è completamente fuori dalla mia comfort zone, quindi non ci voglio pensare troppo, ma voglio arrivare lì, farla e poi vedere come mi sento mentre sono su e fare le considerazioni dopo, se sopravviverò. Ieri mi stavo giusto informando per fare paracadutismo, però non sapevo ancora che volessimo farlo perché non ci stavamo pensando. Volevamo organizzarlo dentro il mese prima di andarcene via dalla Sardegna, però mi ha detto il ragazzo che va prenotato con un giorno di anticipo anche per guardare bene il meteo e per accertarsi che si possa fare il salto dal, ci si possa saltare dall'aereo. Poi ne abbiamo parlato e abbiamo deciso comunque così di farlo senza pensarci troppo, quantomeno di prenotare, perché alla fine dobbiamo cogliere l'attimo, no? Wow, cioè tra poco quelli saremo noi. Pensavo che mi sarebbe preso male quell'ansia brutta e invece arrivare qua e vedere le persone in volo mi sta dando una carica, un'adrenalina assurda, non vedo l'ora di essere su. Tu come sei dopo che hai visto le persone in volo? No, sono davvero un sacco di good vibes, proprio perché uno dei miei obiettivi è anche prendere l'attestato da paracadutista, quindi per lanciarmi da solo, e questo è un piccolo passo che mi avvicina all'obiettivo. Che bello. Eccolo là l'aereo, non si vede benissimo, però è lì, ci sono delle persone che stanno salendo su. Ciao, la prenotazione? Sì, parliamo. Vai. Ragazzi, ah, quelli che vi siete persi. Sì, quelli persi. No, due. Ciao. Pure questo? Ok. Tu sai che con questa firma stai accettando tutti i rischi? Sì, adesso è un po' più d'ansia perché sono tutti i vari rischi legati a, vabbè, pericoli vari. Però comunque ho firmato perché lo voglio fare. 2,50 a testa, giusto? 2,50 a testa. Faccio solo video. Ok. I was wrong, it's four more guys, but... Come ti senti? Mi sta salendo l'ansia adesso. Però sono felice, dai. Tu come ti senti? Super carico perché è una cosa che volevo fare da tantissimo tempo e quindi iniziare a realizzare questo piccolo sogno è davvero incredibile. Non ci credo, cioè non ci credo che lo stiamo per fare.
Franci. È stato un bel lancio? Sì. Grande. Bravissima! Divertita? Sì! Siamo appena scesi. È una sensazione assurda. È diventato reale quando le persone stavano iniziando a mettersi il casco su, perché è stato strano perché eravamo tutti compatti in un piccolo elicottero. Poi siamo saliti, hanno aperto dopo un po' il portellone, siamo iniziati a buttare i primi. Siamo buttati anche noi, è stato strano, quando ci siamo seduti sulla punta dell'elicottero e poi ci siamo tirati. È stato molto bello, poi ce l'ha fatto anche pilotare un po', ho fatto qualche acrobazia, è stato molto bello. Stiamo andando via adesso. Hanno editato il video in 15 minuti, video e fotografia, ci hanno dato tutto, anche la pennina. Ora torniamo a casa dopo questa esperienza fantastica, perché nonostante sia domenica dobbiamo continuare a lavorare. A noi questa esperienza è piaciuta tantissimo, probabilmente è una delle più belle che abbiamo fatto finora in generale. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto venire voglia di prenotare anche voi un lancio in tandem. Se così fosse, invitiamo a lasciare un mi piace e ad iscrivervi per altri video.